turisti nel cuore della Val Tartano, beh, guardate dove abito, se non è già un posto del cuore. Mi sono sistemato questo sentierino qua che a me sembra sempre di essere su sull'alta via. Mi sono fatto una panca qua vicino su questo praticello, c'ho le mie pecorelle appena sotto qua. Questo è già un posto del cuore, l'alta via, che poi mi ha portato a scoprire posti del cuore che possono essere il Torrenzuolo, può essere il Tacher, il Gavet, può essere il Pustaresch, che è questo qua dietro a me, può essere la Lemma, altipiano eccezionale, un alpeggio, si chiama Canale, ci sono stato in monte 3 anni, quindi ho vissuto una piccola parte della mia infanzia. Dei gioielli nascosti in Val Tartano. Uno è l'Alta Via, che per ora non è ancora aperta. Quando si aprirà, quello lì è un gioiello nascosto che poi vedranno tutti chi vuole camminare. Poi altri posti, altri gioielli della Val Tartano. Mi viene in mente la chiesa della Piana. La chiesa della Piana è un gioiello che ho riscoperto anch'io 2 anni fa. E me l'ha fatto scoprire Dario Benetti, un'opera d'arte. Stava crollando e l'hanno rifatta, una chiesa di passa di 400 anni. Altri gioielli possono essere nuclei storici come la Furfolera, come Sostila e poi tutte le nostre baite a Blocbau, che tante sono crollate purtroppo. Quelle lì sono gioielli storici. Baite di 200-300 anni fatte dai nostri avi, dai nostri antenati.